Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video sul canale. Allora, intanto, come state? Spero tutto bene. Io sto bene, nonostante la quarantena, siamo tutti barricati in casa, però dai, va tutto bene. Come avete letto dal titolo, l'argomento di oggi sarà come affrontare la quarantena. Allora, ragazzi, io ve lo mostrerò dall'ambito, diciamo, fitness e salutare. Non voglio entrare in altri meriti perché comunque non è il mio campo. Quindi volevo darvi giusto un paio di consigli, diciamo, per rimanere in forma o comunque per non andare a regredire troppo a livello fisico. Allora, come ben sapete, in questi giorni siamo rinchiusi in casa, non si può uscire, quindi vi darò dei consigli per rimanere in forma. Come sapete, in questo periodo, diciamo, il nostro dispendio calorico sarà molto basso, appunto perché si abbasserà anche il NEAT e diciamo che passiamo la maggior parte del tempo seduti sul divano o comunque alla scrivania per chi sta lavorando da casa, e quindi anche la media dei passi è molto bassa. E quindi di pari passo anche il nostro intake calorico ovviamente si dovrà abbassare. Poi dipende anche, diciamo, da cosa stavamo facendo prima e in che fase eravamo, se in bulk, in cut o comunque una norma calorica. Ciò che vi consiglio io adesso è di stare in una norma calorica, in modo così da non intaccare troppa massa magra e anche da, diciamo, non aumentare l'adipe sul nostro corpo. Questa ovviamente, diciamo, è la fase che vi consiglio. Anch'io attualmente sono in una fase di normocalorica, diciamo che sono cambiati un attimino anche gli obiettivi. Come vi dicevo nei scorsi video, avevo in programma una gara di powerlifting, quindi diciamo avevo un intake calorico, e ora, visto che è stato tutto quanto annullato, la gara doveva essere a giugno, quindi sicuramente ora ho un dispendio calorico minore nonostante mi alleni in casa. Diciamo gli allenamenti non sono uguali, l'intensità di carico, diciamo, è molto bassa. Ora sto puntando su altri parametri che adesso ve li elencherò. Quindi, come vi dicevo, vi consiglio anche voi di stare in una norma calorica. Ragazzi, se vedete che la composizione corporea peggiora o comunque non migliora, è normalissimo. Come sapete, anche a livello di allenamento non siamo ai livelli di prima. Quindi cerchiamo di mantenere il più possibile la nostra condizione fisica. Il secondo consiglio che vi do è: comunque allenatevi, state attivi anche in casa. Si possono fare vari tipi di allenamenti che comunque ve li propongo anche su Instagram, quindi se non lo fate seguitemi su Instagram, che lì sono molto più attivo rispetto a YouTube, e così possiamo rimanere sempre in contatto. Faccio anche delle dirette con degli allenamenti e in più vi do vari tips ogni giorno su come affrontare al meglio questo periodo. E come vi dicevo, vi consiglio di allenarvi più volte durante il giorno. Se ne avete la possibilità, comunque fate anche del cardio. Si può fare sia cardio LISS che anche cardio HIIT con dei circuiti di esercizi, e quindi magari si può frazionare, in modo al mattino si può fare del cardio. Se avete la disponibilità di avere una bike o del pirulano, o se avete spazio fuori casa, approfittatene, che almeno così rimanete attivi, e magari in una seconda parte della giornata lavorare con dei piccoli sovraccarichi o fare vari tipi di allenamento. O se avete una home gym, siete veramente fortunati, quindi approfittatene e allenatevi. Un altro consiglio che vi posso dare è: in questo periodo cercate di rimanere occupati, cercate di gestire bene il vostro tempo durante la giornata, magari facendo attività che prima non riuscivate perché avevate poco tempo o comunque potevate passare poco tempo in casa. Quindi in questo periodo sicuramente non possiamo dire ma non ho tempo, quindi cercate di stare impegnati, così ovviamente passeremo meglio la giornata e più in fretta. E un'altra cosa, come vi ho detto qualche minuto fa, è di gestire bene l'intake calorico. Come vi ho detto all'inizio, in questo periodo io non vi consiglio né di fare una fase di dimagrimento e né fare una fase di bulk. Adesso vi spiego anche il perché. Una fase di dimagrimento in questo periodo, diciamo, non sarebbe la scelta più consigliata, soprattutto per chi non riesce più ad allenarsi come prima. Poi, se avete un home gym, il discorso cambia
cambia completamente, perché alla fine a voi non vi cambia assolutamente nulla, potete allenarvi tranquillamente come facevate prima. Ma se vi allenate soprattutto con esercizi con sovraccarichi bassi e in più fate solo del cardio, diciamo non è la scelta migliore, soprattutto per preservare tessuto muscolare. Invece per il discorso del bulk cambia, che ovviamente l'intensità di allenamento non sarà alta come prima, quindi quello che andremo a costruire soprattutto sarà tessuto adiposo, visto che non diamo il giusto stimolo allenante, ok? L'intake calorico, ma ovviamente diciamo la parte anabolica ce la dà l'allenamento, il lavoro con i sovraccarichi. E visto che non ne disponiamo in questo periodo, vi consiglio una normocalorica, in modo da preservare più tessuto muscolare possibile e diciamo di non aumentare il tessuto adiposo. Ora vi spiego ciò che sto facendo io in questo periodo. Allora, il modo di allenarmi è cambiato da così a così. Adesso vi spiego anche il perché. Allora, ormai sono passate già 6 settimane. La prima settimana sono comunque riuscito ad allenarmi come mi allenavo sempre, perché ho avuto la possibilità di andare comunque in palestra. Allora non ci sono stati grossi cambiamenti, ma da inizio marzo sono stato costretto anch'io ad allenarmi solo in casa e mi è passata anche come idea di farmi un home gym, ovviamente con sovraccarichi importanti, rack, panca, bilanciere e tutto quanto. Solo che non l'avrei fatto, diciamo, qui in questa casa qua. Solo che dopo qualche giorno è uscito il decreto che non ci faceva più uscire di casa, almeno che per situazioni di emergenza o beni di prima necessità. Quindi ho fatto giusto in tempo e ho cambiato idea. E quindi ora mi sto allenando solo con due manubri che arrivano a massimo 20 kg, più degli elastici che creano comunque un buon sovraccarico, sono quelli componibili, e quindi anche gli esercizi di trazione, diciamo, riesco ad eseguirli. In più ho dei manubri e con varie tecniche di intensità, puntando sul volume, sulla densità d'allenamento, diciamo, riesco ad allenarmi. Anche se comunque non è quel tipo di allenamento che io amo. Preferisco allenarmi di più con sovraccarichi importanti. E poi, anche come vi ho detto all'inizio, la gara di powerlifting è stata annullata, quindi sono cambiati un attimino gli obiettivi. Però diciamo non è questa la priorità attualmente e quindi mi sto allenando come posso, diciamo. Seconda cosa, ho cambiato anch'io l'intake calorico. Come vi ho detto, adesso sono passato una fase di normocalorica e sto continuando a fare come prima. Sto facendo 6 giorni a calorie un po' più basse e uno di ricarica, però comunque ricarica barra cheat, perché lo tengo sempre monitorato in modo da vedere la media settimanale e da gestirmi al meglio. Di cheat, diciamo così, non ne sto facendo e tengo solo un giorno dove mangio, diciamo, qualcosa che mi va, rimanendo sempre nell'intake calorico, che ovviamente un giorno a settimana è più alto. Non sto lì a dirvi grammature e tutto quanto, perché comunque è una cosa personalizzata su ogni persona, quindi diciamo vi ho spiegato un po' come sto gestendo. E cerco di mantenermi sempre attivo, cerco di raggiungere una buona media di passi, in più diciamo mi sto allenando. E come ultima cosa, sto cercando di tenere un NEAT almeno medio, diciamo sono sui 8-10.000 passi al giorno, rispetto a prima che ne facevo 15-16.000, diciamo, visto che passavo gran parte del mio tempo in palestra, quindi ero sempre in piedi o comunque mi muovevo. E quindi, detto questo, diciamo sto cercando di mantenermi attivo il più possibile. E questo, ragazzi, allora vi ho dato qualche tips, consiglio, diciamo da attuare in questo periodo, e se vedete che comunque la vostra condizione fisica o comunque anche la performance cala, non vi preoccupate, perché se vi siete allenati bene per anni, per mesi, non saranno 2 o anche 3 mesi adesso a peggiorarvi. Perché comunque una volta ritornati ad allenarci come sempre alle nostre solite abitudini, vedrete che nel giro di qualche settimana ritorneremo come prima. Anzi, se vi siete sempre allenati pesanti, diciamo che le vostre articolazioni, i vostri tendini ringrazieranno anche. E quindi, detto questo, ragazzi, siamo giunti alla conclusione di questo video, quindi vi chiedo un bel like. Commentate qui sotto anche quello che state facendo voi, come vi state organizzando, e vi chiedo di iscrivervi al canale
In questo periodo vi porterò molti più contenuti, come vi dicevo, diciamo anche che a livello di tempo ne ho molto di più. E quindi aspettatevi altri bei video e ricordatevi di seguirmi su Instagram, che lì sono molto più attivo. Quindi non ci resta che salutarci e ci vediamo in un prossimo video.